Prosegue a ritmo serrato la preparazione dell'Acragas in vista del derby col Catania. Ieri la ripresa sul manto in erba sintetica dell'impianto di gioco di Fontanelle perché il terreno di gioco dello stadio Seneto è interessato dalla risemina. Oggi i biancoazzurri sosterranno a doppia seduta tra lavoro atletico e tattico. A parte Almiron per un problema muscolare, il cui recupero resterà comunque in dubbio sino all'ultimo. Si è rivista in campo anche l'esterno offensivo Savanarola, assente da parecchio tempo per un infortunio al ginocchio. Tutti gli Altri sono apparsi in buone condizioni e concentrati per la sfida domenica al Massimino. Mister Le Grottaie non potrà disporre degli squalificati scrugli terzino destro e a lui centrocampista offensivo, due titolari tra i più in forma della rosa. Rientra invece l'attaccante Leonetti, indisponibile contro la Lupa per squalifica. Al lavoro con la prima squadra anche un gruppo di giocatori della formazione Berretti. Alcuni di loro saranno convocati per la gara contro il Catania per sopperire alle assenze forzate di numerosi atleti. Dunque il tecnico Legrotaie sarà costretto ancora una volta a cambiare formazione, ma le alternative non mancano. Domani il test infrasettimanale fornirà le indicazioni sul modulo e sulle soluzioni per l'11 da opporre al Catania. La comitiva gregentina andrà in ritiro a Catania sabato pomeriggio. Buone notizie per la tifoseria che potrà seguire i bianco-azzurri nel derby del Massimino senza alcun divieto. Archiviata la sconfitta di Foggia, sarà ancora trasferta per il Messina, ex capolista della Lega Pro. I giallorossi di Arturo Di Napoli stanno intensificando la preparazione in vista dell'anticipo di sabato alle 15 sul campo del Melfi. La partita è quasi una testa a coda, con il Messina favorito sugli avversari che lottano per la salvezza. Il fattore campo, però, potrebbe essere un'arma in più per il Melfi. Dunque, servirà cuore e gamba una pressione perfetta del collettivo per portare a casa la vittoria.